Amici e amiche di Vivi Casaggiove, buongiorno. Siamo all'interno della nostra redazione con il nuovo segretario del Partito Democratico, Giuseppe Nardo, e con il vice segretario del Partito Democratico, Maria Castillo. Segretario, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casaggiove. Saluto tutta la cittadinanza di Casaggiove, gli elettori di Vivi Casaggiove, che è una nuova entità che sta prendendo piede sul territorio. Mi auguro che possa essere di auspicio per voi, per il vostro avvenire, da giovani, che siete tanti giovani promettenti, e mi auguro anche che il nuovo PD possa essere un punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Segretario, lei è stato eletto appunto segretario di questo del Partito Democratico Casaggiovese. Gli obiettivi del nuovo PD Casaggiovese? Gli obiettivi al momento ci stiamo prefiggendo pochi obiettivi, ma diciamo che possono essere portati a termine e messi in visione a questa amministrazione, da poterli portare in termine, a termine in quest'ultimo anno del suo mandato. Uno di questi obiettivi che c'è in essere è la biblioteca comunale, che spero come prima che trovi la luce per un servizio alla cittadinanza tutta. Segretario, ci sarà un coinvolgimento di giovani nell'interno del direttivo del PD? Nell'interno del direttivo del PD ci sono già due giovani che fanno parte del direttivo. Essendo che c'è già un gruppo di giovani, circa 12-13 persone, il quale mi auguro che questi giovani sarà moltiplicato, per cui possono dare il loro valido contributo, perché l'idea dei giovani, non come noi anzianotti che diciamo abbiamo la nostra mentalità, il giovane deve benvenire, perché porta il nuovo spirito, nuova linfa al partito. Senta segretario, un'ultima domanda. Ci sarà un coinvolgimento di cittadini all'interno della politica casaggiovese, e soprattutto se ci sarà un ruolo per Gaetano Moretti all'interno del direttivo del PD? E allora, il ruolo del PD è di coinvolgimento della cittadinanza. Noi siamo benissimo, è l'unico partito esistente sul territorio, per cui tutto quello che faremo e cercheremo di fare è il coinvolgimento della cittadinanza. Per quanto riguarda il ruolo di Gaetano Moretti, attualmente oggi Gaetano Moretti non fa parte del direttivo, ma ci promettiamo che in un prossimo futuro possa dare anche lui il suo contributo. Vice segretario, siamo con Maria Castillo, il vice segretario del Partito Democratico. Il suo impegno in politica quando è nato? Da poco, sono un paio d'anni che diciamo sono entrata proprio a far parte della componente proprio a livello territoriale del PD. Quello che mi muove a me è solo passione, la passione e credere in questo partito che mi rappresenta. Poi non lo so, darò il mio modesto contributo, ma non insomma. E ci saranno ingressi di altri quote rosse all'interno del direttivo? Ma sì, me lo auguro e vorrei che, questo lo dico anche al segretario, ne approfitto, cioè io vorrei che la sezione del PD, il circolo PD di Casaggiove, sia aperto a tutti gli iscritti, uomini, donne, giovani, soprattutto giovani, che comunque devono partecipare con noi a in questo cammino. Cioè io non vorrei una cosa chiusa, io vorrei che sia aperta un po' a tutti quelli che hanno qualcosa da dire, e aiutarci pure in questa esperienza. Ecco, questo mi auguro. E poi sì, soprattutto donne, soprattutto quote rosse, soprattutto donne.
Vice segretario, può fare un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casagiove? Innanzitutto ringrazio la redazione Vivi Casagiove per l'invito. Che dire, ci siamo sul territorio, mi auguro che ci seguirete, che iniziamo questo, cioè questo lungo cammino insieme. Segretario, un saluto finale ai lettori e alle lettrici di Casagiove. Saluto tutti i cittadini di Casagiove. Li invito, quando vorranno, a venirci a trovare in sezione, saremo ben lieti di ospitarli. Come ha detto il vice segretario, delle donne già c'è una buona rappresentativa femminile nel direttivo. Ci auguriamo che la sezione venga frequentata da molti giovani, giovani e giovani, quindi di ambi i sessi, che possono dare un valido contributo. Il mio scopo è quello di dare, di consegnare a breve, non a lungo termine, perché la mia età mi porta a starmene in un cantuccio, quindi da persona che sono andata in pensione, mi voglio mettere in pensione anche politicamente, non è che voglio fare la politica a vita, e mi auguro che questi giovani possano sopperire a questi anziani, per cui possono prendere in mano le redini del partito e portarla avanti. Io come segretario l'unica cosa che voglio dire con molta chiarezza, che come segretario del PD in questa occasione della campagna elettorale regionale non sarò di parte, sarò equidistante da tutti i candidati, anche perché diversi di loro hanno del radicamento col territorio, per cui fare la campagna per uno o per un altro mi porterebbe a commettere un grosso errore. Abbiamo avuto poco fa Lucia Esposito in questa sede come ospite, che è una nostra candidata. A lei si affiancheranno altri candidati legati al territorio, di cui addirittura uno è nativo di Casagiove. Non faccio i loro nomi per correttezza, perché ancora è tutto in essere, ma mi auguro che ciò avverrà più presto, per cui poi si potrà parlare di questi candidati. Torno a ripetere, sarò equidistante. Tutti quanti che hanno bisogno del mio sostegno gli sarò vicino, per cui non una sì e una no. Ok, io voglio ringraziare sia il segretario Nardo che la vice segretaria Maria Castiello. Per Vivi Casagiove è tutto.
quando vuoi. Francesco, possiamo? Sì, quando vuoi. Ok. Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buongiorno. Siamo all'interno della nostra redazione con il nuovo segretario del Partito Democratico, Giuseppe Nardo, e con il vice segretario del Partito Democratico, Maria Castiglia. Segretario, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casa Giove. Saluto tutta la cittadinanza di Casa Giove, gli elettori di Vivi Casa Giove, che una nuova entità che sta prendendo piede sul territorio. Mi auguro che possa essere di auspicio per voi, per il vostro avvenire, da giovani, che siete tanti giovani promettenti, e mi auguro anche che il nuovo PD possa essere un punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Segretario, lei è stato eletto appunto segretario di questo partito, del Partito Democratico Casagiovese. Gli obiettivi del nuovo PD Casagiovese? Gli obiettivi al momento ci stiamo prefiggendo pochi obiettivi, ma diciamo che possono essere portati a termine e messi in visione a questa amministrazione, da poterli portare in termine, a termine in quest'ultimo anno del suo mandato. Uno di questi obiettivi che già è in essere è la biblioteca comunale, che spero come prima che trovi la luce per un servizio alla cittadinanza tutta. Segretario, ci sarà un coinvolgimento di giovani nell'interno del direttivo del PD? Nell'interno del direttivo del PD ci sono già due giovani che fanno parte del direttivo. Essendo che c'è già un gruppo di giovani, circa 12-13 persone, nel quale mi auguro che questi giovani sarà moltiplicato, per cui possono dare il loro valido contributo, perché l'idea dei giovani, non come noi anzianotti che diciamo abbiamo la nostra mentalità, il giovane deve benvenire, perché porta il nuovo spirito, nuova linfa al partito. Senta segretario, un'ultima domanda. Ci sarà un coinvolgimento di cittadini all'interno della politica casagiovese, e soprattutto se ci sarà un ruolo per Gaetano Moretti all'interno del direttivo del PD? E allora, il ruolo del PD è di coinvolgimento della cittadinanza. Noi siamo benissimo, è l'unico partito esistente sul territorio, per cui tutto quello che faremo e cercheremo di fare è il coinvolgimento della cittadinanza. Per quanto riguarda il ruolo di Gaetano Moretti, attualmente oggi Gaetano Moretti non fa parte del direttivo, ma ci promettiamo che in prossimo futuro possa dare anche lui il suo contributo. Vice segretario, siamo con Maria Castiello, il vice segretario del Partito Democratico. Il suo impegno in politica quando è nato? Da poco, sono un paio d'anni che diciamo sono entrato proprio a far parte della componente proprio a livello territoriale del PD. Quello che mi muove a me è solo passione, la passione e credere in questo partito che mi rappresenta. Poi non lo so, darò il mio modesto contributo, ma non so. E ci saranno ingressi di altri quote rosse all'interno del direttivo? Ma sì, me lo auguro e vorrei che, questo lo dico anche al segretario, ne approfitto, cioè io vorrei che la sezione del PD, il circolo PD di Casa Giove, sia aperto a tutti gli iscritti, uomini, donne, giovani, soprattutto giovani, che comunque devono partecipare con noi a questo cammino. Cioè io non vorrei una cosa chiusa, io vorrei che sia aperta un po' a tutti quelli che hanno qualcosa da dire
e aiutarci pure in questo, in questa esperienza. Ecco, questo mi auguro. E poi sì, soprattutto donne, soprattutto quote rosa, soprattutto donne. Vice segretario, può fare un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casagiove? Ah, innanzitutto ringrazio la redazione Vivi Casagiove per l'invito. Che dire, ci siamo sul territorio, mi auguro che ci seguirete, che iniziamo questo, cioè, questo lungo cammino insieme. Segretario, un saluto finale ai lettori e alle lettrici di Casagiove. Saluto tutti i cittadini di Casagiove. Li invito, quando vorranno venirci a trovare in sezione, saremo ben lieti di ospitarli. Come ha detto il vice segretario, delle donne già c'è una buona rappresentativa femminile nel direttivo. Ci auguriamo che la sezione venga frequentata da molti giovani di ambo i sessi che possono dare un valido contributo. Il mio scopo è quello di dare, di consegnare a breve, non a lungo termine, perché la mia età mi porta a stare in un cantuccio, quindi da persona che sono andata in pensione, mi voglio mettere in pensione anche politicamente, non è che voglio fare la politica a vita, e mi auguro che questi giovani possano sopperire a questi anziani, per cui possono prendere in mano le redini del partito e portarla avanti. Io come segretario l'unica cosa che voglio dire con molta chiarezza, che come segretario del PD in questa occasione della campagna elettorale regionale non sarò di parte, sarò equidistante da tutti i candidati, anche perché diversi di loro hanno del radicamento col territorio, per cui fare la campagna per uno o per un altro mi porterebbe a commettere un grosso errore. Abbiamo avuto poco fa Lucia Esposito in questa sede come ospite, che è una nostra candidata, a lei si affiancheranno altri candidati legati al territorio, di cui addirittura secondo uno è nativo di Casagiove. Non faccio i loro nomi per correttezza, perché ancora è tutto in essere, ma mi auguro che ciò avverrà più presto, per cui poi si potrà parlare di questi candidati. Torno a ripetere, sarò equidistante. Tutti quanti che hanno bisogno del mio sostegno gli sarò vicino, per cui non una sì e una no. Ok, io voglio ringraziare sia il segretario Nardo che la vice segretaria Maria Castiello. Per Vivi Casagiove è tutto. Grazie.